Buongiorno ragazzi, allora questa mattina vi faccio vedere come decorare un paio d'ali in metallo color argento. Allora, queste poi io le vado ad utilizzare per creare i miei angeli a campanella. Allora, io sto usando resina UV, poi ho la lampada a LED, cioè la torcia a LED, e poi vado a utilizzare dei semplici glitter oro e questi oro a stella. Ok, quindi ho preparato già i miei materiali, quindi qui ho messo un po' di resina. Adesso vado ad unire la mia resina ai miei glitter color oro. Ok, e vado a iniziare a spalmarla tutta sulle mie ali. Non fa niente se si riempiono gli spazi. Anzi, è anche meglio, anche perché le ali dorate, sinceramente, per me è un po' difficile trovarle. Siccome mi servono delle ali dorate, a questo punto me le creo da sola. Allora, io adesso vado a ricoprire, vedete, piano piano tutte le mie ali, sia avanti che dietro, con la resina UV, anche la parte centrale, anche perché poi il metallo, se non viene trattato con qualcosa per proteggerlo, insomma, diventa scuro. E se noi lo proteggiamo in questo caso anche con la resina. Cioè, meglio di così. Vedete? Oh, come cambia. Poi, qua e là, vado anche ad inserire delle stelline. Vediamo se mette a fuoco. Insomma, adesso continuo, faccio una parte per volta e poi con la mia lampada a LED la lampada UV, ecco, vediamo un po' se si vede già la differenza. Sì, allora aspettate che sposto il tutto, se no mi si secca. Faccio vedere. Facciamo mezzo lato. Guardate. Ok. Vedete? Ciao lampada. Ok. Vado ad asciugare questo lato. Perché così poi piano piano faccio il lato accanto e quelli dietro. E ho un paio d'ali proprio personalizzate, perché possiamo usare tutti i glitter che vogliamo. E in questo modo proteggiamo anche il metallo, quindi non ci si scurisce. È una cosa carina. Ecco, questo si vede un pochino meglio. Adesso sto asciugando, così poi dopo vado a creare il mio angelo campanella, e vi ci faccio anche il tutorial. Quindi, ok, facciamo due cose utili in una. Niente, ok, io adesso continuo ad asciugare il mio lato, vado a fare gli altri lati e poi ve lo faccio vedere pronto. Quindi a tra poco, ragazze. Ecco qua, ragazze. Ho terminato le mie ali, vedete? Sono molto molto più carine. Poi ho aggiunto queste stelline che danno, diciamo, diciamo, punto luce.
E poi sotto c'è la mia resina con i glitter oro. Mi testa a fuoco un pochino. Ecco qui. Niente, adesso finisco di asciugare tutto per bene. E niente. Questo è un mini tutorial, proprio mini mini, su come decorare delle ali in metallo. Avere, quindi, ecco qua, si vede un pochino meglio, avere delle cose proprio personalizzate, carinissime. Quindi possiamo comprare delle ali benissimo in metallo, tanto in questo modo non si rovineranno, e poi renderle proprio personalizzate con glitter, con anche, devo provare anche con l'Angelina Film, perché penso che venga, insomma, vengono delle belle ali, insomma, anche con l'Angelina Film. È una carta che, per chi non la conoscesse, è un tipo di carta, diciamo, non plastica. Ve la faccio vedere così vi faccio capire cosa intendo. Per chi la conosce va benissimo, sa che cosa. Però adesso vi faccio vedere un pezzettino di Angelina Film, così vi rendete conto di quello che vi voglio far capire. Allora, questa è l'Angelina Film, ne ho di tanti colori, però questa secondo me è quella che amo di più, perché ha l'effetto aurora boreale, vedete? Con la luce, quanti riflessi fa. Quindi sono questi fogli sottilissimi, che sono veramente sottili. Adesso questo è un foglio ripiegato su se stesso, vedete? Mamma mia, una meraviglia. Quindi i prossimi ali proverò a farle proprio con l'Angelina Film. Ce l'ho di tantissimi colori, l'aurora boreale, ce l'ho questo qui che è un prugna, madreperla, citronella, un'ametista, insomma, mint sparkle, raspberry power, poi desert sunset, watermelon, cioè veramente. Poi questo qui è, oddio, questo qua l'ho tolto dalla sua bustina, però è questo rosa, diciamo fucsia. E poi ho questi che sono stupendissimi, Calypso blu, e questo è più bello però, il butterfly blu, mamma mia, stupendo anche questo. Niente, questa è la mia piccola collezione di fogli Angelina Film. Quindi le ali le possiamo fare benissimo anche in quest'altro modo. Ok, io adesso queste finisco di farle asciugare per bene, e questo mini mini tutorial su come decorare un paio d'ali è finito. Poi vi farò il tutorial su come realizzare una monachella con un semplice chiodino in acciaio. Vedete, questo è il mio chiodino in acciaio, e poi vi faccio vedere, ops, come si realizza una monachella da questo chiodino. Ok, ragazze, quindi adesso faccio asciugare per bene questo e la utilizzerò subito per creare il mio angelo campanella. Ok, un bacio, ragazze, ciao.